Ed eccoci arrivati all'ultimo capitolo del libro che si intitola Foglie autunnali. Zaccarina era alla finestra e guardava fuori. Ormai era autunno inoltrato e il vento strapazzava le foglie gialle rosse degli alberi. Una giornata perfetta, secondo la mamma e il papà, per starsene in casa al calduccio a bere tè e a leggere. E così eccoli lì, seduti sul divano a far frusciare piano le pagine, con gli occhi incollati al libro. Ma Zaccarina non aveva alcuna voglia di stare seduta e basta. Voglio fare qualcosa, annunciò. Voglio uscire. Fece la mamma girando la pagina. Mettiti il maglione, disse il papà, sorseggiando il suo tè. Zaccarina si vestì e uscì. Il tempo autunnale le scompigliò i capelli e le pizzicò le guance. Gli sprazzi di sole scintillavano fra le onde schiumanti. Giù in spiaggia, proprio al limitare della macchia d'alberi, il vento aveva ammassato le foglie in grandi cumuli invitanti. Zaccarina ci si lasciò cadere sopra. Ehi, gridò qualcuno in mezzo alle foglie, questo mucchio è occupato. Lupo sabbioso fece capolino, giallo come una betulla d'autunno e allegro come una tempesta. Agitò la coda facendo turbinare in aria le foglie. Zaccarina rise, ne prese una bracciata e gliela gettò addosso. Lui fece lo stesso e così si lanciarono in una battaglia di foglie finché non riuscirono più a sollevarne neanche una. A quel punto si stesero sui mucchi frusciante e guardarono il cielo, dove si rincorrevano le nuvole grigie. Oggi la mamma e il papà non fanno altro che leggere, disse Zaccarina. Se ne stanno soltanto lì seduti e leggono, leggono, leggono. Lupo sabbioso sollevò la testa con le orecchie drittissime. Davvero? Chiese. Leggono libri? Sì, rispose Zaccarina. Lupo sabbioso era molto interessato, voleva sapere tutto del genere di libri che avevano in casa. Erano grossi o sottili? E di che colore? Poi si informò sull'odore e sul rumore che facevano. Per esempio, se ci si batteva sopra o li si sfogliava. Mi sa che ti piacciono i libri, commentò seria Zaccarina. Lupo sabbioso la guardò sorpreso. Se mi piacciono, disse, sono io che li faccio. Ma va là, rise Zaccarina. Lei sapeva benissimo che erano gli esseri umani a fare i libri, persone che scrivevano di mestiere. Lo disse al lupo sabbioso, il quale confermò che era verissimo. Erano proprio loro a pestare con le dita sulle tastiere di lettere e a mettere insieme le parole. Ma a scrivere le lettere dell'alfabeto sono capaci tutti, disse. Perché tu allora cosa fai? Chiese Zaccarina. Lupo sabbioso si raddrizzò e sorrise con tutti e 1.000 i suoi splendidi aguzzi denti di conchiglia. Io, rispose, io sono le storie. Fece una capriola sfavillante nel mucchio di foglie. I racconti, disse, le avventure, le favole vengono tutti da me. Poi prese dal mucchio una foglia e ci soffiò sopra con il suo caldo alito desertico. A quel punto successe qualcosa di molto strano. La foglia si animò e cominciò a cantare, e non solo, fremeva e danzava, sussurrava e rideva. Un pesce, esclamò Zaccarina, hai visto? La storia di Soren e le sardine siciliane, rispose Lupo Sabbioso, lanciando in aria la foglia. No, fermo, gridò Zaccarina, voglio vedere cos'è successo dopo. Ma il vento aveva già afferrato la foglia, che salì verso il cielo, simile a uno sprazzo giallino, e poi volò via. Lupo sabbioso disse che c'erano storie dappertutto, dentro le foglie e i rametti, nelle libellule e nel cacciavite e anche nelle muffole perse per strada. E quando soffio le storie si animano, spiegò Lupo sabbioso, le rendo un po' più evidenti, in modo che gli esseri umani le vedano. Sì, ma come fanno le foglie a diventare libri? Chiese Zaccarina. E le muffole? Lupo sabbioso rispose che in realtà era molto semplice, bastava che qualcuno notasse il guanto perduto o la foglia. Ma naturalmente doveva essere uno veramente capace di vedere la storia, qualcuno che la capiva e sapeva raccontarla ad altri, per esempio in un libro. Però diverse persone non vedono né sentono le storie, continuò Lupo Sabbioso. Hanno la testa inceppata, per così dire. Io invece l'ho vista la storia nella foglia, disse Zaccarina. Ho visto tutto l'inizio. Lupo Sabbioso annuì.
Spesso i bambini hanno gli occhi che funzionano molto bene, rispose. Poi si tuffò nel mucchio di foglie e sparì. Zaccarina lo sentì frugare lì sotto, soffiando e alitando. Il mucchio intero cominciò a cantare e frusciare e sussurrare e danzare. Zaccarina prese una manciata di foglie, una bracciata colma di foglie giallo-oro e corse a casa. La mamma e il papà erano ancora seduti come prima, con gli stessi libri in mano. Zaccarina entrò a precipizio e lasciò cadere le foglie sul pavimento. Guardate, gridò, ho trovato una storia. La mamma alzò il naso dal libro. Ma Zaccarina, gemette, perché hai portato in casa quella robaccia? Oh no, intervenne il papà, che cos'è, un mucchio di foglie? La mamma si chinò in avanti e guardò meglio. Certo che sono particolarmente belle, commentò. Shh, ascoltate, disse Zaccarina. Si sedette, sparse le foglie sul tappeto e cominciò a raccontare. C'era una volta una bambina che abitava in una casa sul mare. Ma cos'è questa? Chiese la mamma. Una storia che parla di te? Vedremo, disse Zaccarina. Girò una foglia e la mamma andò vicino a lei. E poi anche il papà. Lì seduti ascoltarono Zaccarina. C'era una volta una bambina che giocava su una spiaggia. Lì abitava un lupo. La bambina e il lupo erano amici. E così, con questa fine aperta che ci lascia spazio alla fantasia, finisce il libro di Lupo Sabbioso, l'amico. Io e Sara speriamo che vi sia piaciuto molto come vi era piaciuto il primo. E sicuramente quando torneremo a scuola, nella prima settimana o al massimo nella seconda, vi dico che magari faremo qualche attività di comprensione su questo libro e continueremo con le nostre abitudini di leggere in classe, poi vedremo. Ciao ciao bambini!